Isolamento, isolamento, Ronaldo positivo, contattare l'ASL di Piemonte per rinviare la partita, Ronaldo positivo, portare in isolamento il numero 7 portoghese, via isolamento, via, via, via. Rinviare la partita, scandalo, scandalo, rinviare tutte le partite di Serie A, isolamento, isolamento, via, via, via. Sì, Ronaldo è positivo, ma non per questo. No, ma non per questo dovrò dichiarare quello che in questo momento all'unisono si sta gridando in tutta Italia. Ormai è evidente, casi ovunque, Milan, Inter, ormai basta ormai tenersi aggiornati, basta avere un'applicazione riguardante il calcio, quale One Football, primo link in descrizione, scaricabile gratuitamente per iOS e Android, che vi danno notizie in questo momento sui risultati. Sì, dei tamponi positivi al Covid, che insieme a quelli della Nations League di queste giornate, della Serie A, perché non ci fermeremo di certo qua, vi verranno aggiornati a toccata di click. Dovevo portare un altro video, stasera saremo anche in live per la carriera allenatore che ho portato ieri con il Sassuolo, e vi ricordo di andare a vedere per chi l'avesse persa, ma Ronaldo è positivo. Bene. E quindi? No, perché essenzialmente mi viene da pensare, Ronaldo cos'ha di diverso da... No, De Sciglio non c'è più. Cosa di diverso da Frabotta? Ha 209 ossa? Ha un muscolo striato in più? Ah sì, più soldi nello stipendio. C'ha una moglie buona, ma non ha molto di più rispetto a ogni altro essere umano che vive, cammina, respira, cresce e muore. Quindi, voglio dire, ora, a parte gli scherzi, visto che non sto esagerando con le parole, non mi stupisco di tutta questa notizia. Dal momento che c'è questo virus virale, dal momento in cui, insomma, si sta parlando di Covid da febbraio, quindi siamo in una situazione dove ormai siamo abituati a leggere tutte le persone positive, lo è diventato Berlusconi, lo è diventato... lo può diventare chiunque, no? Nessuno è esente. Quindi, semplicemente, in questo business del calcio che deve andare avanti, come sono ancora in attesa di questo esito del ricorso di Juventus-Napoli, che secondo me porterà un rinvio della partita con un punto di penalizzazione al Napoli, non me ne vogliono i tifosi del Napoli, ma se non si ricorrà a una penalizzazione per il Napoli, allora... il protocollo è sta claro, se rinviamo questa partita senza togliere niente al Napoli, allora la Juventus, insieme all'ASL di qualsiasi regione, mi viene da pensare quella dell'Inter, non si potrà spostare in trasferta e non ci potranno essere più partite. Quindi mi aspetto domani un qualcosa di serio, un provvedimento che io credo vada non per il 3-0 a tavolino, visto che le partite vanno vinte sul campo, come è il nostro motto, vince l'importante, è la prima cosa che conta, sul campo, non fuori, non grazie ai tavolini, come magari... in passato ci sono stati altri episodi, quindi boh, mi aspetto magari questo punto di penalizzazione con la gara rigiocata, perché di fatto le condizioni per giocare c'erano, vedremo che decisione sarà presa, ma pensando a noi, che vuoi dire, sfiga, sfiga zella, e avrai sicuramente altre soluzioni da attuare con Crotone, con Dinamo Kiev, con Barcellona, quindi Ronaldo contro Messi, scordatevelo, perché se Ronaldo è positivo al Covid, Juventus Barcellona c'è tra praticamente 14 giorni, addio a questo sogno ipotetico di partita scontro, ve lo sognate meglio, perché almeno questa cosa qua era immaginata soltanto a livello così di hype, vedremo Morata contro Messi, almeno c'è la doppia M che si scontra, ovvieremo una soluzione di piego, giocherà Dybala, Dybala che c'ha la cagarella con l'Argentina, non si sa che c'ha in problemi intestinali, non è... più vittima di quel virus che lo ha contratto, insomma, più degli altri. Le alternative ci sono. Se c'è una regola, e fino a quando esiste quella regola, che mi permette di scendere in campo con quei giocatori, e non di più, potranno cambiare qualche dettaglio, potranno cambiare sicuramente il numero minimo di positivi per il quale chiedere un rinvio, giocando il bonus, come ha fatto il Genoa, che è una cosa diversa da quello che ha fatto il Napoli, perché il Napoli lo ha fatto con presenti due positivi. Erano Zielinski e poi erano Elmas, quindi voglio dire, questo è il succo del discorso, abbiamo già parlato, aspetteremo anche per quello domani, per il resto ragazzi io non è che vi posso stare a raccontare le storielle, a dire che sono dispiaciuto, che sfiga abbiamo preso, il discorso è molto breve, non è che ci devi fare una lezione di medicina sul fatto che Ronaldo ci sta o non ci sta. Può capitare a tutti, è capitato a Ibra, è capitato anche al Dio e quindi può capitare anche a un essere umano. Da prenderne atto, abbiamo una rosa all'altezza che ha una riserva per ruolo,
Ronaldo forse è il giocatore che non abbiamo neanche studiato un piano alternativo per avere una riserva? Non credo proprio, perché comunque con il 3-4-1-2 lì davanti, se non ci sarà Ronaldo, ci metterai Morata in coppia con Dybala. Come ricordare i vecchi tempi del 2015, si ritorna indietro negli anni. Kulusevski, le alternative le hai. Vedi, Chiesa alla fine hai visto, no? Era un panchina. Alla fine vedi che le formazioni non le decide il mister, ma le decide il tampone. Quindi tutti i discorsi di qua, di là, di su, di giù, quest'anno, fino a quando si continuerà ad andare avanti, e sono comunque propenso per questo continuo del campionato, fino a quando le condizioni non ci impediranno di andare avanti, con tamponi e casi ogni 48 ore, ogni giocatore prima della partita deve effettuare il tampone, pensa adesso con le nazionali, pensa a un ritmo normale Champions League campionato, i giocatori se lo fanno ogni 48 ore praticamente, quindi i positivi fioccheranno nelle prossime ore, e non mi voglio immaginare se il focolaio sia scoppiato alla Juve o al Portogallo, probabilmente alla Juve, perché il Covid diventi positivo anche dopo un po' di tempo, e fino alla, con la Juve c'eri fino a 8 giorni fa, e quindi, bah, vedremo, adesso basta aspettare giovedì, perché 48 ore prima della partita, Crotone-Juventus, visto che la partita è sabato sera, faremo un altro tampone, vediamo quanti nel giro del circolo dei tamponi trovi positivi e basta. Non è da dire, San Gennaro ce l'ha tirata male, oppure pensa se i napoletani ci venivano ad appestare la partita con la Juve. Cioè, se ci sono delle regole fissate in un modo e hai deciso in tempo di Covid, non pre-Covid, di cambiarle in un senso, credo che alla fine sia stata una decisione concordata con il Ministero della Salute. Quindi, voglio dire, basta creare allarmismi, ti manca un giocatore, è come gli altri, è il più forte degli altri, però è un umano e lo può contrarre. Ovvieremo delle soluzioni. Non vi posso aggiungere altro, oltre alle serie infinite di smadonne, alla lettura della notifica, visto che era già pronto un altro video, totalmente diverso, dove si parlava di una bella cosa positiva, impossibile arrivo, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Io per il resto non posso far altro che guardare il signore e dirgli: porca!